Beba tiene dei corsi per bambini e per ragazzi, dove cosa imparano? A giocare con la fantasia? Con l'arte anche. Ecco, con l'arte, quindi colorare, fare dei collage, insomma un sacco di cose che naturalmente vedremo insieme a Beba e alle nostre amiche. Oggi faremo un gioco particolare. Sì. Un gioco con l'arte di comporre piccole composizioni con fiori, foglie, rami. Certo. Ikebana è l'arte del comporre i fiori, certo. È un'antica tradizione giapponese e mi ispiro a questo libro di Bruno Munari, Un fiore con amore. Ecco perché è importante dire che i corsi di Beba sono basati sul metodo di Bruno Munari. Sì, bene. Sì. Che si è sempre preoccupato di stimolare la creatività e la fantasia nei bambini. Infatti i bambini vengono al laboratorio per disegnare e dipingere, ma sperimentando tecniche, strumenti, materiali diversi. E di volta in volta cose nuove. Basta qualche fiore. Io questi li ho raccolti per esempio sul balcone di casa mia. Oppure per esempio dei rametti di rosmarino. Certo. Anche questi li possiamo avere in un balcone, in terrazzo, oppure se è possibile scendere in un cortile o anche camminando per strada possiamo trovare dei ciuffi di erba nelle crepe dei muri. Io vorrei farvi vedere, parlato di Ikebana. Ecco, questa composizione. Una molto piccola bella. Composizione, molto semplice, che non segue le regole proprie dell'Ikebana, ma si ispira, come dicevo, a questo libro di Munari che ci insegna un modo molto semplice e adatto ai bambini per fare delle piccole composizioni. Ecco, ci puoi far vedere questo metodo semplice? Sì, ecco, allora, cosa ci abbiamo serve? Bisogno? Abbiamo detto fiori, dei rami, sì. Foglie, ma possiamo anche andare per esempio dal fruttivendolo e prendere delle foglie di insalata, un peperone, anche delle verdure. Io vedo qui delle patate però, che non sono a cosa fiori. Serve? Perché il punto è come facciamo a far stare in piedi queste piccole composizioni. Io vedo le nostre amiche che già lavorano e probabilmente hanno già scoperto il trucco. Facciamo che questo, noi prendiamo una patata. Loro. E invito tutti i bambini a sperimentare questa tecnica. Tagliamo la patata e così abbiamo questa nostra patata che possiamo appoggiare in un piattino che sceglieremo. Infatti su quel tavolo, non so se si può vedere, si vede e comunque ci sono lo vedremo tutta una serie di piccoli contenitori che servono per fare queste composizioni. Abbiamo dei piattini. Sono contenitori che si trovano facilmente in casa, dei piattini, dei coperchi. Anche magari dei pezzi di piastrella possono essere. Dei pezzi di piastrella. L'importante è non farsi male. C'è un porta uovo, c'è un piattino, una ciotolina di legno. Bene. Tutto quello che trovate in casa. Una volta tagliata la patata, dobbiamo pensare a come poter inserire i nostri rami. Allora, prendiamo uno stuzzicadente e facciamo un buco nella patata, uno stuzzicadente nella posizione, nella posizione desiderata e possiamo inserire un piccolo ramo. Così almeno diamo un po' di spazio a Beba. Ecco, questo è un bellissimo ramo di bambù. E così cominciamo con un rametto. Occorrono pochissimi elementi, basta un ramo, qualche fiorellino. Se vogliamo decorare un pochino la nostra composizione possiamo prendere qualche seme. Vi vorrei come ho fatto in questa composizione, dove vi dicevo ho preso un ciuffo d'erba che ho scoperto cresceva tra le crepe delle piastrelle del mio balcone e l'ho inserita in questa patata. Sì. E poi con la tecnica che vi ho appena descritto ho inserito questi fiorellini che sono dei piccoli crisantemi e poi ho preso un ramettino di edera. Hanno imparato bene la tecnica, sono bravissime, guardate qui, splendido proprio. Ragazzi, dovete provare anche voi a casa. Ecco, come avete capito, ci vuole una patata, la tagliate per fare una bella base piatta,
qualche buchino, non dico qua e là a caso, ma dove scegliete di mettere naturalmente i vostri fiori, le vostre erbe, e la composizione è fatta. Ragazzi, eccoci arrivati ad un mondo di cose e in nostra compagnia c'è ancora Beba. Ciao! Ciao. Beba Restelli, e siamo qui anche in compagnia delle nostre piccole amiche del laboratorio di Beba. Bene Beba, oggi di cosa ci parli? Del frottage. Della... Frottage, ecco, però un termine italiano quale può essere? È la tecnica del ricalco. Quello che a noi interessa è avere una superficie di qualsiasi tipo, di paglia, di rete, carta vetrata a rilievo, anche un muro, un pavimento, i vetri stampati, vanno benissimo. Cosa ci occorre? Vediamo subito. Poi dei pastelli a cera, colorati e un foglio. Vediamo insieme come si fa. Naturalmente cosa... poi ce ne vorrà più di uno di fogli, perché sicuramente vi divertirete. Ecco, vediamo con questa rete di plastica. Come allora, cominciamo. Io prendo un pastello a cera, ho tolto a questo pastello a cera la carta e lo uso. Vedete che è molto semplice, proprio non c'è nessun problema relativo a cosa disegno, non so disegnare, non so che cosa fare. Basta veramente divertirsi con i colori. Possiamo prendere un altro colore. Intanto sentiamo le nostre amiche che stanno anche loro facendo i loro quadri. E riusciamo anche a ascoltare il suono della tecnica del frottage. Giriamo il foglio, sovrapponiamo diversi colori e otteniamo degli effetti. Andiamo a scoprire ogni materiale che effetto dà. Andiamo a vedere la paglia. Vediamo se riesco a tenerla qui in alto. Ti do una mano. Anche una tovaglietta di paglia. Andate in casa a scoprire tutto quello tutti che gli c'è. Gli oggetti a rilievo. Vediamo un po', ecco, la carta vetrata. Con un po' di carta vetrata. L'effetto della carta vetrata. Io posso avere un effetto di questo tipo calcando molto, oppure anche facendo poca pressione. Abbiamo un effetto più leggero, una neve colorata di rosa. No, questo l'ha fatto la nostra amica Laura. Sì. Allora, vediamo però che cosa hai usato. Ecco, mi fai vedere da cosa sono, qual è il tipo di rilievo che hai usato per queste palline nere? Ho usato quello là. Ce lo passi, Agnese? Questo. Ecco, vediamone uno. Facciamolo vedere. Ecco, questo è un tipo di rilievo che noi, io e Beba, non avevamo. Una tavoletta in gomma. Tavoletta in gomma. Quindi avete visto che i rilievi possono essere tanti, vero Beba? Certo, un'altra retina. E sapete dove si trovano queste tavolette? Dove si trovano? Dove si ricorda? Chi si ricorda? Le avete calpestate tante volte? Sì, su. Dove? Dove c'è la metropolitana. Esatto, esatto. È vero? Ed è stato fatto per non scivolare. Vediamo bene. Qualche altro. Oh, vorrei far vedere anche questo. Vediamo anche questo. E questo con che cosa è stato fatto? Con la carta vetrata. Sì. Un altro, fatto con una tavoletta diversa. Sì. Ecco, questo qua. Vediamo questo. Questo qua. Ecco, benissimo. Questo quanti qui che era fatto. Colori. Quindi vi avete visto, bambini, che si possono usare tutti i colori, i pastelli e tutti i rilievi che volete, senza andare anche a cercare fuori casa. Bastano le cose di casa, va bene? Mi raccomando, maschiette femminucce, applicatevi. Noi vi aspettiamo. Ciao! Arrivederci. Ciao! Ciao! Ciao.